Piazza Luca, buongiorno, sono Lucia. In cosa posso essere utile? Buongiorno signora Lucia, sono Santini, sono il segretario del dottor Martoglio. Vorrei cortesemente effettuare una prenotazione nel vostro albergo. Per quale periodo, signor Santini? Il dottor Martoglio dovrà essere a Spoleto indicativamente dal 7 al 10 di aprile. Solo un attimo, signor Santini, verifico la disponibilità. Ho verificato, abbiamo due camere disponibili, una standard, che è una camera normale, e anche una superior, che è una camera molto più grande e ha anche un balcone che affaccia sul cortile interno dell'albergo. Sì, per il dottor Martoglio sicuramente sarà meglio una camera superior. Che tipo di arrangiamento preferisce? Guardi, il dottor Martoglio sarà lì per fare gli incontri di lavoro, quindi credo che durante il giorno sarà spesso impegnato. Forse è meglio fare bed and breakfast, preferirà forse andare fuori poi con la moglie anche a cena al ristorante. Benissimo, può cortesemente lasciarmi un recapito telefonico e un'email così le inviamo la conferma? Le lascio i miei personali, il mio numero di cellulare è 335-69-22-467, mentre il mio indirizzo email è santini@tiscali.it. Benissimo. Signor Santini, a breve riceverà un'email con la conferma della sua prenotazione. Se gentilmente può rispondere a questa email indicandoci una carta di credito a garanzia. Certamente, lo farò. Le vorrei chiedere un'ultima cortesia. Il dottor Martoglio avrà bisogno di un servizio di transfert dalla stazione all'albergo. È possibile? Il nostro hotel dispone di un'autovettura con una fissa per effettuare il servizio transfert dalla stazione. Basterà che lei ci comunichi l'esatto orario di arrivo del signor Martoglio. Che sarà mia cura non appena avremo provveduto a prenotare il treno per il dottor Martoglio, comunicarvi anche l'esatto orario di arrivo. La ringrazio per la sua prenotazione, signor Santini. Rimango a disposizione per qualsiasi altra necessità. Le auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata a lei, signora Lucia. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, ben arrivati a Piazza Luca, sono Marina. Immagino siate i signori Martoglio. Perfetto. Avete una prenotazione per 3 notti in bed and breakfast, sì, corretto? Sì. Benissimo. Potrei cortesemente avere i vostri documenti per la registrazione? Ah sì, certo. Intanto Benedetta provvederà per la registrazione. Bene. Posso chiedervi una firma per la scheda di notifica e per il trattamento ai dati personali? Grazie. Bravo signori, i vostri documenti sono stati registrati. Grazie signorina. Grazie moltissimo. La vostra camera è la numero 108, se mi volete seguire vi accompagno. Grazie. Prego. Prego signori, questa è la vostra stanza. Per attivare i servizi le luci basta soltanto agganciare la chiave. Eccoci nella vostra camera superior, è una camera molto ampia, molto luminosa, che si affaccia direttamente nel nostro giardino interno. Per chiamare il centralino basta fare il numero 9, mentre per le chiamate esterne lo 0. Il telecomando per il controllo del televisore. Sì. Qui troviamo il frigo bar e la cassaforte. Sì. E qualora ne avreste bisogno, cuscini e coperta supplementare. Bravo. Su
Sulla destra troviamo il bagno con vasca idromassaggio con un pannello di controllo molto semplice da utilizzare. Spero che la camera sia di vostro gradimento. Certo, sì, molto bene, signorina Marina, grazie. Nel frattempo è arrivato Matteo che vi sistemerà subito il bagaglio. Benissimo, benissimo. Vi auguro un buon soggiorno. Grazie, grazie signorina, grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ecco Matteo. Grazie Matteo, appoggi pure. Signor Martoglio, appoggio la giacca dentro all'armadio. Sì, grazie, sì, sì. Grazie Matteo. La valigia la appoggio nello stand. Grazie Matteo. Giovanni, ci metti un per le pagare? Sì, gli offriamo un caffè per il giovanotto. Tutto bene, grazie. Senta, ne approfittiamo per due informazioni. Questa sera a Spoleto c'è la possibilità di vedere qualcosa? C'è un teatro, un cinema? Sì, questa sera abbiamo uno spettacolo bellissimo di ballerini di una compagnia americana che si terrà al Teatro Nuovo e inizia alle 20 e abbiamo i posti riservati apposta per i clienti. Bene, per qualsiasi cosa potete chiedere a me. Io avrei bisogno anche di una farmacia, gentilmente. Se questa sera decidete di andare a teatro, la farmacia la potete trovare direttamente lungo il tragitto. Se passate da me a ricevimento, avrò il piacere di consegnarvi la pianta della città. Grazie. E consiglia qualche ristorantino, qualche trattoria tipica? Posso consigliarle sia una trattoria con cucina tipica locale, oppure un ristorantino con cucina classica internazionale. Ok. Eccoci, buonasera signorina. Questa è la piantina della città di Spoleto. Ecco, noi siamo qui. Per arrivare al teatro basta che prosegui verso piazza 20 Settembre, costeggia piazza San Domenico e proprio di fronte a sé si trova il Teatro Nuovo. Bene. Mentre per quanto riguarda la farmacia la può trovare a piazza San Domenico. Ma quei due famosi ristorantini di cui mi parlava stamattina, signorina, dove sono? Sì, uscendo dal teatro, prendendo la via a destra, cioè via Giussolo, sì. Prosegue sempre dritto fino alla fine della via e di fronte a sé si trova i due ristoranti di cui le parlavo stamattina. Il ristorante La Lanterna, che è il ristorante di cucina tipica, sì. Oppure di fronte il ristorante San Lorenzo, che è il ristorante di cucina internazionale. Grazie signorina, è stata chiarissima, bravissima, grazie. Bene. Sono pronta? Sono pronta anch'io. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno signori. Buongiorno signorina, eccoci in partenza. I bagagli stanno già scendendo con il nostro facchino Matteo. Grazie. Il conto l'abbiamo preparato. Puoi pagare, grazie. Va bene. Lo vedo io allora. Va bene la carta di credito, per fatto. Ecco, grazie mille. Questo è il suo conto. Grazie. Grazie a lei. Matteo ha già provveduto a caricare i bagagli nell'auto e l'autista è pronto per accompagnarvi alla stazione. Signori Martoglia, vi chiedo solo un attimo di pazienza, la nostra direttrice desidera salutarvi. Benissimo, grazie. Grazie. Signori Martoglio, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Grazie, siamo stati benissimo, vi ringraziamo di tutto. Grazie a voi, mi fa tanto piacere. Speriamo di riavervi qui. Noi speriamo di ritornare. Speriamo di ritornare presto. Va bene. Di nuovo ringrazio anche tutto il suo staff. Grazie tante, mi fa veramente piacere. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Buon viaggio. Grazie, grazie. Ciao, grazie, buongiorno. Simona, stavo pensando che dovremmo contattare il signor Martoglio per fare gli auguri di Natale e proporgli il pacchetto per il Capodanno con il menù San Silvestro. Certo, dammi la sua scheda di notifica che lo contatto subito. Tieni.
Buonasera, dottor Martoglio, sono Simona dall'Hotel San Luca di Spoleto. Buonasera, signora Simona, che piacere sentirla. Desideriamo farle i migliori auguri da parte di tutto lo staff e la direzione del nostro hotel. Grazie, siete molto gentili. Contraccambio i miei migliori auguri anche a tutti voi. Con l'occasione le preannuncio che a breve riceverà via mail il nostro pacchetto di Capodanno. Vi troverà anche tutte le informazioni che le occorrono per prenotare. Grazie, non abbiamo ancora deciso cosa faremo, però lo terrò in forte considerazione. Bene, noi speriamo di averla presto come nostro ospite. Lo spero vivamente anch'io, perché ci siamo trovati veramente bene all'Hotel San Luca. E lei con questa telefonata è stata veramente squisita. Grazie, ne sono lieta. Le rinnovo i nostri più sentiti auguri. Arrivederla. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono figlia d'arte. I miei genitori si sono incontrati all'Hotel del Matto a Monteluco nel 1971. Mio padre lavorava in sala e mia madre lavorava a ricevimento. Gli alberghi ce l'ho nel sangue anch'io, il DNA ha questo imprinting. Girando un po' con i miei genitori per gli alberghi vedevo questa figura importante e maestosa che era il concierge, il primo portiere che girava per gli alberghi, ho detto ma che mestiere è questo? Per curiosità mi sono approcciato a questo tipo di scuola. Mio padre che è entrato ad insegnare alla scuola alberghiera alla fine degli anni 70. Mio papà era un direttore d'albergo che poi si è prestato alla scuola alberghiera insegnando per 35 anni economia aziendale. E poi dopo da studente, nel 1986 sono entrato anch'io alla scuola alberghiera fino al 1991. L'ho finita tutta, non sempre in maniera tutta liscia e perfetta, però l'abbiamo finita. E successivamente poi sono diventato anch'io un insegnante della stessa scuola alberghiera fino ad oggi. Essendo figlia d'arte ho cominciato a lavorare subito, a 14 anni già le mie vacanze erano la mattina in spiaggia, il pomeriggio al back office dell'hotel di Bibione. Ho sempre lavorato in albergo, ho sempre fatto il receptionist, ho sempre fatto questo tipo di lavoro. E portare la mia esperienza ai ragazzi che adesso crescono e potergli dare anche un poco di quello che ho imparato io mi riempie di tanta soddisfazione. Per me la scuola alberghiera non è più un semplice lavoro, è semplicemente ciò che amo fare tutti i giorni, stare con i miei ragazzi e trasmettergli questa voglia e questa energia di lavorare e soprattutto l'etica e la morale professionale del nostro settore. Vabbè. Vabbè.